Io mi occupo di sostanzialmente di brand strategy all'interno dello studio, quindi sono un brand strategist con una, insomma, anni di esperienza in questo settore in svariate tipologie di agenzie, quindi da quelle più classiche a quelle digital. Nello studio, nel nostro studio, la brand strategy in qualche modo incontra la, ok, posso andare, la user experience. E quindi quello che volevo far vedere, vediamo se vanno avanti le slide, eccolo, il tema è questo qua, dal marketing digitale alla user experience e chiaramente viceversa, come è scritto anche nel programma. E questo percorso, le persone che lavorano allo studio, in particolar modo appunto Jacopo e Simone Giomi, esperti di user experience a livello, insomma, nazionale, è un po', si può un po' trovare per step, per tappe fondamentali nei tre sostanzialmente volumi che loro hanno creato, in cui ci sono contributi anche di persone che hanno lavorato allo studio. 4 anni fa scrivevano un libro, ha avuto un buon successo sulla web usability, quindi interamente focalizzato sull'usabilità e sulla user experience, anche se poi nel titolo non veniva citato questo termine. E poi un libro, diciamo, più incentrato, scusate la tosse, incentrato sul marketing digitale, quindi un lavoro a più mani, più curatori e più autori che hanno cercato in qualche modo di fare una sintesi di quello che è lo scenario contemporaneo del marketing. Per dire che questi due ambiti si sono incrociati nell'ultima uscita, proprio di qualche settimana fa, dove si parla della figura dello UX designer, ma in realtà questa figura viene inquadrata in una progettazione a 360 gradi dell'esperienza digitale tra marketing, brand experience e design. Quindi questo è il tema che vogliamo trattare, che vi vogliamo esporre, che parte da una domanda. Si può pensare di tenere separato l'ambito operativo del marketing digitale da quello dello user experience design? Chiaramente la risposta viene abbastanza spontanea, no? Uno direbbe no, non è possibile, o comunque non è pensabile tenerli separati. Se si tende molto, insomma, sapete, no, che la user experience, la UX è diventata un po' in questi tempi una sorta di buzzword, no? Si utilizza molto, c'è molto hype intorno a questo concetto, e spesso si è portati a trattarli come due mondi che camminano in parallelo, ma che forse non si incrociano, oppure si incrociano raramente. E quindi quello che noi vogliamo presentarvi è anche, vi voglio presentare un flusso di ragionamento per un po' dimostrare, e magari anche ben chiaro anche a voi, ma come questi due ambiti siano strettamente connessi e interrelati. È un flusso di ragionamento che ci guida poi all'elaborazione di un metodo che noi utilizziamo quando facciamo le nostre consulenze per imprese piccole, medie, ma anche grandi a livello sia territoriale, sia regionale, ma anche nazionale, proprio per unire questi ambiti, metterli strettamente in connessione. Quindi, marketing digitale e user experience design, due mondi che si intersecano. Partiamo da così, si può definire il marketing digitale in tanti modi, no? Si possono scegliere tante definizioni, ma quella che probabilmente forse è una delle più focalizzate, anche perché, insomma, Andrina Mandelli ha scritto tantissimo di marketing digitale, insegna all'SDA Bocconi, quindi e a noi in particolar modo piace questa tipologia di definizione, cioè andare a definire quello che è il cuore del marketing digitale, e che sta nel creare valore nelle relazioni con i clienti, utilizzando tutte le opportunità offerte dalle tecnologie digitali. Attenzione, opportunità offerte dalle tecnologie digitali, quindi il marketing digitale non è il marketing che si fa attraverso l'online, il digital, eccetera, eccetera. Il marketing digitale è
il nuovo marketing sostanzialmente, è il marketing di oggi, dove le tecnologie digitali e le opportunità che offrono sono quelle che permettono di creare valore nelle relazioni. Quindi parliamo di valore, e molto spesso quando parliamo di valore, anche quando facciamo delle riflessioni sulle strategie di marca, il concetto del valore che deve discendere, no, da quello che è un posizionamento di un brand, spesso lo si trova facendosi semplicemente la domanda giusta, che non è tanto il come o il cosa faccio, perché per essere diverso o distintivo nei miei mercati di riferimento posso dire di essere bravo, di fare il prodotto più bello, più funzionale degli altri, ma tutti poi alla fine dicono sostanzialmente la stessa cosa, tutti dicono di essere più bravi, tutti dicono di avere il prodotto migliore, conveniente, qualità prezzo, eccetera eccetera. In realtà la proposta di valore discende da una domanda ben precisa, dal perché, dal perché le persone dovrebbero scegliere i nostri prodotti e servizi. Quindi bisogna cominciare sempre dal perché, quando ci facciamo delle riflessioni su quella che è una proposta di valore da trasmettere poi nelle relazioni, perché abbiamo visto che appunto l'obiettivo del marketing digitale è creare valore nelle relazioni. Tradizionalmente sappiamo, no, che la proposta di valore è incentrata prevalentemente sul prodotto, no? Ci si focalizza sui tratti distintivi del prodotto per renderlo o comunicarlo in maniera differenziante da tutti gli altri. Diciamo, questo è un approccio che si dice nella letteratura essere stato abbandonato. In realtà, non so se vi siete trovati o comunque a lavorare anche per la piccola e media impresa italiana, molto spesso, no, l'imprenditore ti dice: no, il mio prodotto, quali sono le ragioni perché un cliente dovrebbe sceglierti? E dice: perché il mio prodotto è migliore, perché il mio prodotto e si focalizza sulle caratteristiche del prodotto. In realtà si è capito, ma appunto si è capito magari a livello, no, dei grandi brand, ma che per comunicare le reali differenze del prodotto e per stabilire un legame unico con le persone è necessario costruire un brand. È necessario costruire un brand perché le differenze vengono alzate, spostate dal livello di prodotto e portate nel mondo di valori che il brand ti trasmette. E questo ti consente di stabilire un legame con le persone. Il legame non avviene semplicemente con l'uso di un prodotto, il legame nasce prima dall'adesione al mondo di valori di un brand. E questo è un ragionamento che poi arriverà al cuore del perché marketing digitale e user experience oggi non possono essere separati. E il legame da dove si stabilisce? No? Il legame si stabilisce dall'instaurarsi di relazioni. No? Questo è abbastanza intuitivo e scontato. Un legame si crea solo se noi siamo in grado di costruire una relazione di valore, una relazione in cui le persone percepiscono che il mondo che viene costruito attraverso un brand è un mondo a cui io posso aderire, in cui mi identifico. Ogni relazione chiaramente rientra nel dominio dell'esperienza. L'esperienza che facciamo tutti i giorni con le persone, con i nostri supporti che ci portiamo sempre dietro, con i device, con le marche, con gli spazi, gli ambienti di interazione, eccetera, eccetera. Questo per dire che appunto, sempre con Mandelli, abbiamo detto all'inizio che il cuore del marketing digitale è quello di creare relazione, e un piano di marketing digitale ruota proprio attorno alla definizione di obiettivi e di strategie che servono a costruire valore nelle relazioni di mercato. Attraverso cosa? Attraverso esperienze di marca. Quindi, vedete, stanno entrando in connessione i due mondi, no? Quello del marketing digitale inteso come appunto una serie di attività che ci portano poi a voler far scegliere il nostro brand, il nostro prodotto, il nostro servizio, a quello del brand che appunto è
un elemento potente, no? Un motore fortissimo nel generare questo valore, a quello delle esperienze di marca, quindi a quella che poi si viene detta è chiamata brand experience. Per costruire un brand forte, che cosa devono fare? Chi fa il nostro mestiere, no? Un po' di marketing, di marketer, di consulente, di digital strategist, lo possiamo chiamare in mille modi, ma sostanzialmente ci dobbiamo assicurare che le persone abbiano il giusto tipo di esperienza con la marca. E questa esperienza va costruita, va progettata a monte e va progettata pensando poi di farla vivere attraverso i vari touch point, quindi tutti i punti di contatto in cui le persone entrano in relazione con il brand, e di, come dire, valorizzarla attraverso tutte le attività di marketing digitale che possiamo fare per promuovere un brand, un'azienda, una marca, una serie di servizi, una serie di prodotti. Quindi sostanzialmente, per battere la concorrenza, prodotto e brand da soli non bastano più. Bisogna essere capaci, e questa è la difficoltà, però sta lì, no? Poi l'unione, no? La coesione, no? La compenetrazione, l'integrazione tra marketing digitale e user experience design. Quindi non bastano più prodotto e brand per battere la concorrenza, ma serve un'esperienza straordinaria, un qualcosa che lasci il segno, che sia memorabile, un'esperienza felice, gratificante, utile, intuitiva. E dove si realizza questa esperienza? Si realizza in tutti i punti di contatto in cui, a prescindere siano fisici o digitali, una distinzione che a noi interessa poco, no? Se pensiamo che oggi ci muoviamo, no? In maniera, agiamo in maniera digitale o aiutati dai supporti digitali in ambienti fisici e ci spostiamo oppure ci muoviamo in modalità fisica in ambienti digitali. Pensate a tutte le tecnologie immersive, video a 360, Oculus, eccetera, eccetera. Quindi poco interessa se siano fisici o digitali l'esperienza. L'esperienza si realizza nei luoghi di contatto, lì dove vivono le persone e entrano in contatto con i brand, con le marche, ed è lì che noi bisogna agire, ed è lì che il marketing digitale incontra la user experience. Quindi dobbiamo riuscire a progettare a livello strategico, attraverso questi due ambiti operativi, una esperienza di marca complessiva. Sappiamo appunto che il focus dello user experience design è progettare per l'esperienza dell'utente. Non è casuale il perché non è progettare l'esperienza dell'utente, sarebbe troppo bello, no? Poter progettare, no? un device, un touch point e avere la certezza che poi l'esperienza che fa l'utente sia quella che ci aspettiamo quando la progettiamo. Però grazie al metodo dell'UX design possiamo creare le condizioni, quindi creare le condizioni perché questa esperienza sia utile, gratificante, memorabile, intuitiva, semplice. E questo lo possiamo fare appunto attraverso lo user experience design, però senza dimenticarci quello che abbiamo detto fino adesso, vale a dire che dobbiamo mettere in connessione, non pensare di progettare semplicemente delle interfacce, dei prodotti digitali, dei siti, tenendo conto delle caratteristiche di usabilità, eccetera, eccetera. In queste caratteristiche deve entrare in maniera preponderante anche quella che sono i valori, che è un'identità di una marca, che poi devono andare a incontrare i reali bisogni delle persone. E questo lo si fa con il classico metodo della user experience con tutte le sue fasi. Alle fasi classiche della user experience noi abbiniamo però anche le classiche fasi di una brand strategy, e poi vedremo come. Quindi sostanzialmente è possibile
stabilire dove finisce il marketing digitale e dove comincia la user experience. Dal nostro punto di vista, in realtà, digital marketing e user experience design si incontrano, si incrociano, si intersecano, si uniscono in quella che abbiamo appunto già inquadrato e già definito essere una brand experience. Ora, quando parliamo di brand experience, siamo portati, no, a pensare che in uno scenario omnichannel, no, multicanale, in cui abbiamo tantissime possibilità, noi come persone e le marche come strategia, di poter incontrare una marca e in tanti punti di contatto e essere portati a pensare che esistano tante esperienze di marca quanti sono i touch point in cui la marca vive e entra in contatto con le persone. Noi la pensiamo un po' diversamente. Noi pensiamo che l'esperienza di marca sia una, solo e soltanto una. È un approccio, è un punto di vista, quindi magari potremmo anche essere smentiti, ma è un, come dire, è una modalità, no? Un framework di pensiero che ci guida, no? Nel nostro metodo di consulenza. L'esperienza di marca è soltanto una, perché se ci pensate bene, quando entrate in contatto con un sito in cui state facendo un acquisto su un e-commerce, o tempo fa leggevo un articolo sullo UX branding, che è un altro termine che sta un po' prendendo piede, no? Cioè, quindi, che è un po', diciamo, potrebbe anche sintetizzare quello che vi sto raccontando, in cui la persona che scriveva questo articolo diceva che appunto aveva un sito di una compagnia aerea, non so se era una low cost, eccetera, bellissimo, nuovo, insomma, con una grafica spettacolare, però aveva delle difficoltà oggettive a trovare e a fare il check-in online, che è un classico, no, delle compagnie low cost. Quindi, secondo voi, questa persona, no, ha giudicato come poco efficace, poco usabile, quindi ha avuto un'esperienza negativa con un sito o ha avuto un'esperienza negativa con il brand? A mio avviso rimane un'esperienza non positiva, non felice, magari non ripeterà l'acquisto del biglietto aereo con quell'azienda, perché nonostante il brand avesse rinnovato la sua identità visiva, i suoi valori, un'estetica e una funzionalità del sito accattivanti, non tutte però, perché quella più importante era nascosta, non si trovava bene, aveva dei problemi, quindi c'era una frizione là, no? Come si dice in gergo, non era un'esperienza frictionless, quindi, no? E questo però determina una reputation che va a cascare sul brand a 360 gradi. Non si è portati a dire questo sito non funziona, è il sito di quella marca che non funziona, quindi quella marca non mi ha restituito un'esperienza per me utile, memorabile, intuitiva. E quindi per noi l'esperienza di marca è soltanto una. E nell'ultimo libro che vi ho fatto vedere abbiamo riportato questo schema, no? In cui si può andare a distinguere così a tavolino tutta una serie di diverse tipologie di esperienza, no? Quindi abbiamo la brand experience che riguarda la progettazione, no? Dell'esperienza di marca, a partire da una brand strategy, andare a individuare i valori, promise, mission, tone of voice, brand idea che deve guidare, che nel nostro approccio guida poi tutto il resto, fino a discendere a come la marca poi vive in tutti i supporti e come vive nelle relazioni con i clienti, no? Quindi, o con le persone. Poi una customer experience, che è progettazione strategica dell'esperienza del consumatore, no? Sapete benissimo, concetti molto ormai da tempo sviluppati, no? Con l'evoluzione del customer journey, eccetera, eccetera. Poi parliamo di digital experience quando l'esperienza della persona, l'esperienza dell'utente, l'esperienza del cliente attuale o potenziale la circoscriviamo, anche questa in maniera, no, a tavolino, perché poi, come dicevo prima, non c'è una digital experience e una esperienza fisica, ma quando andiamo a progettare tutti i touch point digitali in cui la marca deve vivere, è chiaro che facciamo dei ragionamenti su come
le persone si muovono e interagiscono con gli ambienti digitali. Quindi quando l'esperienza del cliente, parliamo di digital experience, è perimetrata all'interno di una presenza strettamente digitale del brand. E poi abbiamo la user experience, è una progettazione, è progettare, no? Pensando all'utente, con l'utente al centro, quindi user centered design, e questo sia nell'interfaccia utente, quindi nella creazione poi di una grafica che rispecchi le linee guida che abbiamo, che sono state che sono venute fuori, no? Quando è iniziata la progettazione in termini di user experience, e poi nello studio di personas e anche nei test utente che si fanno una volta che appunto si è fatto un prototipo. E quindi vabbè, non entriamo nelle fasi della user experience, ma insomma è questo il lavoro. E poi abbiamo una parte centrale in basso però di questo schema, che è l'esperienza, e che è nient'altro che la sommatoria di tutte le emozioni, delle reazioni, di quello che si sedimenta, no? In una persona, e quello che la persona prova, vive, è il suo vissuto, durante e dopo un'esperienza di comunicazione, come dicevo prima, fisica, analogica o digitale. Però vedete, il cerchio più grande, che un po' li racchiude tutti, è la BX, è la brand experience. Quindi con l'esperienza che è, diciamo, l'unità atomica al centro, e l'ambito più ampio è quello dell'esperienza di brand. Perché? Perché noi su questa scia lavoriamo e progettiamo le nostre consulenze, i nostri servizi di marketing, di comunicazione, di consulenza, di brand strategy, eccetera, eccetera, attorno a queste tre parole che un po' definiscono anche il nostro posizionamento di studio di comunicazione e design digitale, che sono brand, experience, design. Vedete, non abbiamo messo user experience, nonostante appunto le persone, no, poi il core delle persone che compongono il nucleo dello studio siano molto esperte e verticalizzate sulla user experience. Abbiamo messo la parola experience, ma legandola a brand e a design. Perché sostanzialmente applichiamo in ogni tipologia di progetto quello che è il classico flusso che si utilizza quando si fa una progettazione di user-centered design, e lo facciamo a partire dal brand appunto. E quindi andiamo a stabilire un piano di azioni, a fare delle ricerche, possono essere ricerche sul campo per capire le esigenze, no? I requisiti sia del brand, ma anche dei potenziali clienti di riferimento, delle persone di riferimento. E poi andiamo a elaborare un concept che a livello di brand è sostanzialmente il concetto che posiziona la marca, a livello di user experience è come questo posizionamento si traduce in un concept di design. Poi c'è il momento della valutazione, quindi si testa entrambi il concept di brand che vive nel design, sì, 10 minuti, e poi si va a fare le nostre valutazioni e a lanciare poi il prodotto. Qui, vabbè, questi sono sostanzialmente come ci muoviamo all'interno di questa metodologia. Partiamo spesso dai dati, è una metodologia poi win-win perché ha risultati concreti per il business e una soddisfazione anche per l'utente finale. È omni-touch point perché, no, ti permette di progettare a 360 gradi su tutto il sistema, su tutto l'ecosistema di comunicazione digitale, e poi colloca al centro, no, del suo approccio il design centrato sulla persona. Passo sui vantaggi e vi volevo concludere, quindi forse anche prima dei 10 minuti che mi rimangono, su un particolare modello di consulenza che discende, no, da questo approccio. Abbiamo detto prima che si può definire il marketing digitale in tanti modi, e abbiamo trovato una definizione che, cioè, fa in questo caso è pertinente a quello che vi stiamo raccontando, ma questa particolare definizione di brand ci ha illuminato, no, per elaborare questo modello di consulenza che stiamo attuando e che può valere per piccole e medie imprese, per grandi imprese, grandi realtà, per
varie tipologie di dimensioni di realtà aziendali. E questa è una definizione nel report dei più grandi brand che fa annualmente Interbrand, Best Global Brands Report del 2017, e questa ci ha particolarmente illuminato. I brand sono ciò che connettono i business alle persone, no? Dentro e fuori l'azienda. E il brand è quel dispositivo di mediazione, quell'universo di riferimento che ci permette di formarci un'opinione e trovare un significato in un business. Quindi il brand ti permette di arrivare alla comprensione di un business in maniera profonda. Quindi mette in connessione due mondi apparentemente distanti, il mondo del business con i suoi business model, tutta la progettazione, no? Di un business, e quindi fatto di numeri, di obiettivi, eccetera, di produzione, di management, al mondo delle persone. Questo che cosa ci ha portato? A elaborare sostanzialmente questo modello molto semplice, che poi si sviluppa, si articola, ma in cui il brand è questo, no? Questa connessione tra business e persone, e al di sotto di ognuna di queste tre categorie si può collocare tutta una serie di attività. Quindi iniziare dalla parte di business design, comprendere gli obiettivi di business, qual è il modello di business, accompagnare le imprese, piccole e medie in particolare, in un processo di trasformazione digitale. Fatto questo, andiamo a elaborare una brand strategy che porta dentro di sé gli obiettivi e il modello di business, ma lo deve tradurre in valori, in un mondo che sia pertinente, comprensibile e a cui le persone possano aderire. E infine, quando parliamo di persone, abbiamo chiaramente l'approccio dell'user experience design, che mette al centro la persona, le sue esigenze, i suoi bisogni. Ecco, questi tre ambiti vivono in maniera totalmente integrata in questa tipologia di approccio. Una tipologia di approccio che poi si può sviluppare, perché le persone, sul fronte delle persone possiamo andare a fare un ascolto della rete, per esempio, per capire il sentiment, per capire in un'ottica di learning continuo, no? Che è diventato un po' un sostituto delle ricerche di mercato. E il brand capire come può vivere in tutti i suoi supporti, sui social media, elaborare una content strategy, eccetera, eccetera. Il business design uguale, business model canvas, il value proposition canvas, tutti gli strumenti che conosciamo e che vengono integrati in questo tipo di approccio. Concludo con questo, ma alla fine stiamo parlando di strategia digitale? Abbiamo parlato di marketing digitale, di user experience, pensiamo molto, no, al digital in questo senso. In realtà un'altra frase che mi ha colpito molto nell'ultimo numero del Mitch Sloan, che è una rivista, famosissima rivista di management, è questa: "You don't need a digital strategy, you need a better strategy enabled by digital." Non avete bisogno alla fine, no? Spesso tante aziende dicono abbiamo bisogno di fare digital in maniera così molto, molto generica. Poi iniziando a lavorarci, soprattutto tante realtà, ma forse anche quelle che non ci si aspetta, no? Anche realtà un po' più grandi, non hanno bisogno di una digital strategy, ma di una strategia migliore in cui poi il digitale è un fattore abilitante. E quindi, concludo, il nostro Better Strategy Model, è un po' saltato il format qua, si compone di questi tre mondi che abbiamo visto, no? Business, brand e persone, che vanno a configurare non tanto una digital strategy, ma una better strategy. E quindi qui entrano fortemente in connessione marketing digitale e user experience. Grazie.